Benvenuti naviganti, state per attraversare il mare sotterraneo, luogo dove apprendere i segreti di Magic l'Adunanza. Mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Eccoci qui cari naviganti per un nuovo video dedicato alle novità della Wizard of the Coast di questi ultimi giorni e quello che abbiamo intenzione di realizzare sul nostro canale dopo la pausa estiva. Iniziamo col parlarvi di Zendikar Rising, un set che, oltre alle carte per lo standard, proporrà due nuovi precostruiti per il Commander, con una formulazione molto più simile al Brawl rispetto al passato, a quello che abbiamo visto con i precostruiti del Commander 2020 usciti con i Coil Lairo Behemoth. Quindi, principalmente ristampe, con solo tre nuovi comandanti all'interno di ogni singolo pack, e quindi una formulazione forse più orientata verso i nuovi giocatori, coloro che non conoscono il formato e che magari hanno sete di nuove ristampe e vogliono in questo modo acquisire carte utili per il formato in generale. Non sappiamo ancora nulla di cosa uscirà effettivamente in queste carte, probabilmente lo spoiler inizierà ai primi di settembre, però saremo qui per mostrarveli quanto prima, appena avremo possibilità di analizzarli più nel dettaglio. Per quanto riguarda gli spoiler di questo piano, non abbiamo avuto grosse novità, almeno per il momento, probabilmente gli spoiler cominceranno i primissimi giorni di settembre, però abbiamo avuto un leak di una terra Crawling Barrens e di una possibile stampa di un Planeswalker Nissa nei colori Golgari. Di certo sappiamo che in questo piano, dalle stampe delle bustine che abbiamo già avuto modo di vedere in questi giorni, ci sono sicuramente Nahiri, Jace e Nissa su questo piano, però non è detto che questa carta sia veritiera e quindi le supposizioni non sono ancora confermate, anche se l'idea di un piano che richiami Landfall e Terre Animabili è molto probabile, visto quello che è il background di questo piano di Zendikar. Un'altra novità di Zendikar Rising riguarderà il packaging. Sono stati presentati a Comic Con e Tom quattro tipi diversi di pack, uno dedicato al draft, il draft booster, uno dedicato alla collezione, quindi un collector booster con foil e probabilmente anche più rare al loro interno, un van booster che si prefigge di illustrare il flavor del piano e probabilmente con carte a tema che richiamino in qualche modo gli eventi che sono avvenuti su questo piano di Zendikar, e poi un set booster che dovrebbe contenere anche carte provenienti da altri set, un po' come è capitato per i Mystery Booster. Quindi un packaging molto variegato che tenta in qualche modo di accontentare esigenze diverse da parte dei giocatori. Non so questo cosa porterà poi nell'effettivo per quanto riguarda la distribuzione, perché questa frammentazione di set potrebbe trovare anche una sovrabbondanza di prodotti che in qualche modo non possono piacere a tutti e quindi magari lasciare qualche residuo di magazzino di troppo. Vedremo comunque come accoglierà il pubblico alla loro uscita, che tanto avverrà il prossimo mese. Parliamo ora di Double Master. Lo spoiler è stato completato in questi giorni e ci ha presentato veramente un ricco carnet di carte, di ristampe e di art nuove che faranno la gola di molti di voi. Alcune carte non vedevano ristampe da tempo, quindi sicuramente è il caso di approfittarne, magari cercando le singole dal vostro negoziante di fiducia e non tentando la fortuna con questi set che, soprattutto il VIP Booster, sono molto cari e non garantiscono certo di avere carte di pregio al loro interno, quindi occhio a non fare investimenti azzardati. Comunque è sicuramente una ventata di carte che avevano bisogno di essere riproposte. Auguriamoci che tra tutti abbiate la possibilità di recuperare quello che più vi serve, perché certamente queste carte non avranno costi bassi per molto e li eviteranno di nuovo in fretta, visto la loro forte richiesta sul mercato e in alcuni casi le poche copie disponibili, vista la loro rarità presente in questo set. Un'altra novità di Double Master è stato il downgrade di alcune carte a rarità comune. Tra Castdown, Abrade, Bone Picker, insomma, ci sono state una serie di carte che potrebbero in qualche modo vivacizzare il meta e per la gioia dei giocatori di Pauper ragionare su qualcosa di nuovo per vivacizzare un formato che da tempo aveva soltanto visto ban e comunque non carte che fossero in grado di smuovere più di tanto il meta. Chissà, magari con qualche carta che ha a che fare con gli equipaggiamenti, in particolare Goblin Cavalier, Khazul Tool Collector o Mir Retriever,
per qualche combo con gli artefatti, avremo modo di vedere delle novità, qualche archetipo interessante che potrà in qualche modo smuovere il formato e portare, vivacizzare le partite che in questo periodo si stanno soltanto muovendo su dei binari prestabiliti con dei deck ormai consolidati negli anni. Certo, le stampe di alcune carte, delle rimozioni particolari, hanno scatenato molto interesse, ma si tratta pur sempre di rimozioni, di carte che andranno a sostituirne altre e non di qualcosa che è in grado di proporre meccaniche che possano portare nuova linfa a questo formato che in questo momento sta un po' languendo. Parliamo ora del Ban di agosto della Wizards of the Coast, che è stato veramente un terremoto per quanto riguarda sia lo standard che il Pioneer. Per lo standard sono state bannate Wilderness Reclamation, Groundspiler, Teferi Time Reveler e Countdown Familiar. Di fatto è stato completamente stravolto il meta. Temu Reclamation è stato azzerato in quanto a top tier quasi zero, visto quanto ha fatto in questi ultimi mesi e quante lamentele sono arrivate da parte dei giocatori su questo tipo di archetipo. E altra bestia nera sicuramente Teferi, che ha fatto dannare più di un giocatore, soprattutto quelli che giocavano magia instant, e per quanto riguarda Countdown Familiar, tutti quelli che erano i loop dal cimitero e gli effetti di drain che annoiavano più di un giocatore. Ma quello che è veramente stato pesante, trovo, almeno dal mio punto di vista, è quello che è avvenuto sul Pioneer, perché di fatto sono stati azzerati tutti quanti i mazzi combo che erano presenti in questo meta: Inverter of Truth, Kethis, Walking Ballista, Underground Breach. È stato praticamente piallato tutto. Quello che erano i top tier di questo formato non esistono più. Questo non so come posso inquadrarlo a livello di gioco, perché il Pioneer si era effettivamente un po' fossilizzato. Certo è che in un colpo solo cancellare quattro mazzi e eventuali derivate, semplicemente decidendo di togliere quattro carte, certo ha un impatto notevole per un formato che è appena nato, non ha neanche un anno di vita, e ora si ritrova completamente stravolto. Certo, molti si sono lamentati del fatto che in quest'ultimo periodo, negli ultimi 3 anni in particolare, lo standard è stato stravolto con una serie infinita di ban. Come potete vedere da questa immagine, il numero di carte bannate in questi ultimi 3 anni è enorme per quanto riguarda lo standard. Certo è che nel passato, nel 99, c'è stata una serie di ban non di poco conto, e anche nel 2005 sono state bannate diverse carte, ma mai come questo livello. È chiaro che il power level sia salito molto ed è anche chiaro che la Wizard stia mettendo pezze un po' così a macchia di leopardo sulla base di un power level che è veramente molto elevato, non solo nello standard, anche perché alcune carte sono state bannate anche in altri formati Eternal, quindi non stiamo parlando comunque di carte che in un formato a rotazione fossero troppo forti. Cosa comporterà per il futuro? Sicuramente bisognerà porre attenzione per i giocatori di standard a non lanciarsi arma in resta in acquisti forsennati, proprio perché rischiano poi di vedere sfumare i loro investimenti. E dall'altra parte, per chi invece gioca ai formati Eternal e magari aspetta che la rotazione termini e che quindi alcune carte possano diventare più abbordabili e il loro potenziale possa essere sfruttato per i loro mazzi, di porre maggiore attenzione a quello che la Wizard tirerà fuori in futuro, proprio perché magari potrebbe arrivare un ban e una carta che costa 40 euro diventare una carta decisamente più abbordabile, anche se il suo power level è di massimo livello. Eccoci qua a parlarvi del nostro sponsor Car Market e del buono da 5 euro che questo mese vi vogliamo regalare per tutti coloro che hanno commentato il video del mese precedente delle news. Questa volta il buono sarà appunto da 5 euro per chi si iscrive per la prima volta sul suo portale di compravendita di carte online, mentre per il prossimo mese ritorneremo a darvi un buono da 10 euro per chi è già iscritto. Adesso facciamo partire l'app per vedere chi sarà il vincitore tra chi ha commentato questo video. Ecco che dovrebbe uscire. Ecco. Abbiamo tra noi come vincitore Riccardo Altobelli. Complimenti, anche perché sei un nostro seguace da diverso tempo e ci fa piacere che tu abbia ricevuto questo premio. Se non sei iscritto a Car Market avrai così uno sconto di 5 euro, se no potrai regalare a un tuo amico questo buono che potrà sfruttare per iscriversi a sua volta.
Parliamo ora di Gift of Promoter, che questa volta ha avuto un vincitore. Questa volta vogliamo premiare qualcuno che ci ha finanziato sul canale e anche in questo caso la vittoria doppia perché è Riccardo Ottobelli, colui che è stato diciamo così, a rompere il silenzio del nostro Buy Me a Coffee e ha fatto un versamento per la nostra causa, per il nostro portale. Lo ringraziamo, gli invieremo la carta che avevamo promesso sulla nostra pagina di Facebook, Cabal Coffers, artworkata dalla pittrice Katia Craig Allucci. Vedremo di realizzare qualcosa di simile anche per il mese di settembre, le festività, le ferie e i ponti vari ci hanno un pochettino rallentato su questo fronte, ma non demordete, continueremo con questa mission visto che abbiamo rotto il ghiaccio e abbiamo finalmente qualcuno che comincia in qualche modo a investire su di noi e a, insomma, farci diventare qualcosa di meglio di quello che siamo finora. Direi che questo è tutto per questo video. Grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Scene. Underground Scene è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.